Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K a 60 fps. Oggi ho proprio bisogno di rilassarmi e cosa c'è di meglio se non Ori nei laghi di Luma, la zona più rilassante e bella del gioco a livello estetico. Eravamo appena arrivati nei laghi di Luma, avevamo superato giusto la prima stanza qui, e nemmeno tutta, la verità ci sarebbe anche da esplorare qui sotto. Però ora andiamo avanti. Questo Maki voleva parlare con Quolok e noi dovremmo trovare Quolok. Aia, no, non volevo farti aria, volevo colpirti malamente, mostriciattolo. È fortissimo questo mostro. O sbaglio? Dai, dai, su. Niente, niente balle ora. Giù nell'acqua. Addio. Abbiamo anche una zanzarina lì sopra. Qui possiamo distruggere. Per far salire le bolle. Ecco qua. La zanzara è morta andando sulle spine. Boh, contenta lei. Da qui possiamo prendere un globo di esperienza. Molto interessante. Aia. Vai, facciamo esplodere tutto a questo punto. Perché si muove così tanto quello? Boh. Vallo a sapere. Forza, forza. Butta un'altra bolla, grazie. Qui poi dovrò prendere la bolla che sale. Sì. No. L'ho presa male. Guardate, tra l'altro, anche le hitbox come sono fatte bene in questo gioco. Quella ormai è andata. È andata perché mi sono messo a parlare delle hitbox, mannaggia me. Ecco fatto, così. Poi devo aspettarne un'altra per salire ancora più su. Ecco qua. Hoppa. Ed infine posso andare dall'altra parte. Ecco fatto, così. Sì, più o meno. E posso proseguire. Com'è rilassante questa musica, sentite, eh? Ogni tanto io magari starò un po' zitto per fare sentire più che altro la musica. Oh, aspettate, forse qui sopra c'è qualcosa? Nope, non sembra. Vediamo, non credo, no. Qui c'era dell'esperienza che abbiamo già preso. Non voglio salire, grazie, bolle. E qua c'è qualcosa di più interessante da fare, eh? Esplode se lo colpisco con col vento? No. Solo se lo colpisco con questo mi fa danno, quindi... Ecco fatto. E ci rimettiamo al martello. Bene. Qui c'è da fare una cosa un po' insolita. Prima di tutto dobbiamo andare giù e rompere questo, credo. Sì. Esattamente. Con lui. Vai lì, grazie. Qui non possiamo ancora passare perché è uno shortcut dall'altra parte. Ed ora possiamo salire. Ora però dobbiamo fare una cosa diversa. Dobbiamo spingere quella di là e salire con lui. Aia. Dobbiamo essere più veloci però. Dobbiamo essere più veloci e soprattutto dobbiamo eliminare quel mostro che mi ha distratto. Lui, via, ciao. Bravo. Ottimo, così, dammi l'esperienza. Vai, dobbiamo essere più veloci. Via. No, così. Ecco qua. Aspettiamo la bolla. L'avremmo potuto fare anche in un altro modo, eh. Avendo l'esplosione di luce potevamo salire tranquillamente. Però mi piace farlo come è inteso dagli sviluppatori. I pesci stanno mordendo, e non solo l'esca. Ho rischiato la vita alle ali per catturarne uno. Peccato che non possiamo essere come quei fiori acquatici, eh? Spariscono al minimo tocco o morso. Se le piume della mia coda facessero lo stesso, pescare sarebbe molto meno doloroso. Beh, effettivamente. Non mi fido affatto di questo posto. Oh certo, è vivace, sicuro, è affascinante.
ma basta un errore e finisci in pasta ai pesci. Bah! Ok, va bene, tocca. È un po' inutile questo tuo dialogo qua, però... Vabbè. Qui abbiamo il checkpoint della zona. O meglio, uno dei checkpoint della zona. Dobbiamo forse farlo con una combinazione diversa, esattamente così. E possiamo toccare questo. Così facendo l'acqua scende. E abbiamo liberato il checkpoint. Tra l'altro, allora andiamo a salvare prima. Così ci riprendiamo anche un po' di energia. E attiviamo anche il teletrasporto in questa zona. Diamo un'occhiata alla mappa. Come vedete inizia ad essere un po' più aperta qui. E andiamo a vedere qui sotto cosa c'è. Perché ovviamente qui c'è un passaggio segreto. E un minerale dei Gorlek. E di qua vediamo a lupo. Però non possiamo arrivarci. Se non sbaglio, nelle prime versioni c'era un bug per cui colpendo con il martello da qua si riusciva a colpire il legno dietro e quindi aprire le shortcut dall'altra parte. Vabbè, dettagli. Qui non si può andare. Ci servono dei colpi di qualcuno. Potremmo andare a prenderli più sotto. Oh sì, guardalo lì. Ah, prima di tutto abbiamo un po' di cose da rompere con questi missili acquatici. Vieni, bravo. Uno, e ci prendiamo un frammento. Colpo ultra, il colpo infligge danni. Ok, buono, ci può stare come frammento. Anche se non è particolarmente utile in quasi nessuna boss fight. Poi, distruggiamo quello per aprire lo shortcut. E tu invece vieni su. Vieni su. Vieni su, vieni fino qua. E vai su. Bravo. Così facendo ci siamo aperti il passaggio qui. E possiamo proseguire. Qua su abbiamo tutto da fare, eh. Qua ci sarebbe proprio un'altra zona da esplorare, però facciamola dopo. Andiamo qui e attiviamo la sfida del combattimento. Vai. Giù nell'acqua. Un altro? Anche tu? Giù nell'acqua. Tu invece riprenditi i tuoi proiettili. Piantona schifosa. Vai, piglia. Beh, voi non avete ancora imparato che finite nell'acqua, vero? Ma dai! Ok. È stato semplice. Possiamo proseguire. Che bella questa zona, quanto rilassante. Di sopra abbiamo un frammento che però non possiamo ancora raggiungere, forse. Forse con il triplo salto. Forse facendolo proprio pixel perfect questo salto potremmo farcela. Non credo, no. Scendiamo allora. Abbiamo altri. Qui però non possiamo passare. No. O forse possiamo farlo baitandolo, vediamo, eh. Vai, così. Esattamente. Preso. Vai. Vieni qua col tuo bel missilone. E distruggi quella zona. Bravo. No, attento, attento, Ori. Ok. Ecco fatto. Qui ci serve un altro missile. Vediamo se ce n'è qualcuno qui in giro. No, nope, allora dobbiamo usare quello vecchio. Vai, 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 vai. Pensate a fare questa zona senza il respiro acquatico. Cioè, come vi ho già detto in altri episodi, si può fare, eh. Però è molto più scomodo. Cioè, ci mettete davvero tanto di più. Ecco fatto. Vai giù. E abbiamo liberato le bolle anche qua. E qui abbiamo un vecchio amico. Kolok. Salve piccoletto. È un piacere vederti qui. È passato tanto tempo dall'ultima volta che ho lasciato il mio rifugio. Ma tu mi hai ridato speranza. La forza della foresta è vicina. E anche qualcos'altro.
Un fettore familiare. Arrunk! Il tempo è fondamentale. Parleremo di nuovo appena avremo trovato il fuoco fatuo. Guarda che bello che è. Boom. Questo rospone gigante. E noi qui possiamo salire? Ok, prendere bene il tempo alle bolle e salire ulteriormente. Ok. Sopra, vediamo cosa possiamo fare, eh. Abbiamo un altro bolle da liberare. Vieni qua. Vai. E qui dobbiamo fare una cosa un po' diversa. La cosa che abbiamo fatto prima. Bolla di là e noi di qua. Ecco fatto. Così facendo possiamo prendere la chiave di volta. Mentre qua su. Aia. Quanto siete fastidiosi. Perché attaccano molto velocemente, quindi ti fottono. Per quella chiave di volta possiamo usare il rampino. E di nuovo il rampino. Qui possiamo attivare la gara. Non la faremo in questo episodio, ma l'attiviamo. Possiamo andare da questa parte. Prendere questa chiave di volta. E qui forse ci servono ancora le bolle, ma a questo punto vi faccio vedere come si potrebbe avanzare senza le bolle. Con questo. Vi ricordate? Ottenuto alla vetta di Bower. Eccoci qua. No, volevo usare il martello di nuovo. Qui sotto c'è un bel po' di esperienza gratis. E quassù un minerale dei Gorlek. Che posso prendere di nuovo con l'esplosione di luce. Per quello avrei detto che fare prima la vetta di Bower è la cosa migliore. Prima di tutto perché non c'è una boss fight alla fine. Quindi i potenziamenti che prendete lì li potete usare meglio appunto nelle altre boss fight. E per di più riuscite anche a fare gli enigmi ambientali delle altre zone molto meglio. Ok, qui cosa si può fare? Nulla, penso, per adesso. Ori che si aggrappa alle bolle. No, Ori, cosa stai facendo? Ok. Oh, Ori, attento. Ah, Ori. Bravo. No, 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 no. Ehi, ehi. No, Ori, sali. Madonna. Ok. Sapevo che avrei. No! Che trappola mortale che è quella cosa. Qui sono rimasto fregato. Sì. Però si può passare facendo così, se non sbaglio. Ecco fatto. Aia. Sei stronzo, eh. Così facendo si passa di qua. No, guarda, tu vai contro un muro perché non ti voglio proprio vedere. Ok, prendiamolo e andiamo via. Oppa. Ecco come andava fatto. No, volevo solo prendere. No, volevo prendere il martello. Grazie. Ah, tu muori così. Quanti danni fate? Quanti danni fate? È assurdo. Ok. E qui si può usare il fungo per salire. E attivare finalmente questa leva. Tutto questo, tra l'altro, ragazzi, era una cosa secondaria. Ok,
Per prendere quella sfera di energia. Pazzurdo. Vabbè, a questo punto la prendiamo. Vai, frammento di cellula energetica. Ottimo. Giù. Aia. Ma perché qualsiasi cosa vuole uccidermi in questo posto? Comunque, qui abbiamo fatto tutto. Noi ora dobbiamo andare giù di qua. Questi pesci, tra l'altro, non li possiamo ancora danneggiare. Ma lo potremo fare ben molto presto. Allora, di qua si può andare, sì. Dovrei aver preso tutte le chiavi di volta, no? Vediamo quante ne ho. No, ne ho tre. Me ne manca una. Che è lì sotto. Ok. Aia. Fuori tutti, bravi. Niente, ovunque vai c'è qualcosa che vuole ammazzarti male. Allora, ancora più sotto. Eccola qua la chiave di volta. E infatti qui ci serve il missile. Vieni. Vieni qua, bravo. Grazie per avermi fatto saltare. Ed ora però muori. Ora si può tornare in cima. Beh, rifacendo quella cosa che è abbastanza semplice in realtà. Hop. Ecco fatto. Perché qui non serviva nemmeno, però l'ho rifatto. Amen. Rampino. Hop. E possiamo proseguire verso la fine dell'episodio. Perché oltre questa porta prenderemo una nuova abilità. Vai. Premi RB sott'acqua per scattare in avanti o vicino alla superficie per lanciarti in aria. Questa è un'ottima abilità, che però vedremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!